Martedì 30 luglio, martedì della 17ª settimana del tempo ordinario. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo, e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti». Gesù spiega ai discepoli, con una semplicità straordinaria, che in mezzo alle cose buone è sempre in agguato anche ciò che non è buono. Non bastano le etichette DOC sui campi che frequentiamo a dire che lì non c'è il male e non c'è la zizzania, perché essa è seminata dal nemico quando nessuno se ne accorge. Ma cos'è realmente la zizzania? La zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. Così dice Gesù. E ciò è interessante, perché noi solitamente pensiamo che la zizzania sia la semplice maldicenza. Invece Gesù dice che sono delle persone vere e proprie. È facile riconoscere queste persone, anche se a volte non hanno nemmeno loro la consapevolezza di essere tali. Sono tutti quelli che seminano divisione, cattiveria, egoismo, paura, insicurezza, tristezza, ovunque passano. Ma figli del maligno non si nasce, si diventa. Ciò accade quando la zizzania che abbiamo dentro di noi prende il sopravvento anche sul buono che ci abita. Quando non viviamo bene le esperienze tristi della vita, che capitano e capiteranno sempre, allora esse si trasformano dentro di noi in rancore, rabbia, invidia, e così disseminiamo tutto questo fuori di noi. Quindi lo sforzo che dobbiamo fare è quello di provare a sradicare ciò che di malvagio c'è in noi, senza avere paura di cambiare. Alta Frequenza è un podcast dell'Azione Cattolica Italiana, realizzato dai giovani per i giovani, per accompagnare quotidianamente la preghiera personale attraverso la meditazione della Parola di Dio. Alta Frequenza è prodotto dalla Fondazione Apostolica Mactuositatem. La voce, la sigla, la supervisione del suono e della musica sono di Senape Production.